Allora, buongiorno a tutti, intanto e grazie per ospitarci qui. Un grazie particolare alla Regione e in particolare all'assessore Giorgia Latini che è qui con noi e che ospita il FAI ancora una volta e siamo felici e orgogliosi di questo naturalmente. Stavolta la presentazione è dei giovani, il progetto è un progetto dei giovani. Alla ricerca dei cammini e percorsi delle Marche, quindi vi parlerà al mio fianco Ilario Di Luca, che è il coordinatore regionale FAI Giovani. Io vi dico soltanto che sono cinque i gruppi FAI Giovani delle Marche, uno per ogni provincia e naturalmente in attesa di incrementare ulteriormente. E la cosa principale di questo progetto sono due o tre cose. Uno, il momento storico nel quale è stato progettato e ideato dai giovani, il momento difficilissimo che viviamo, questo della pandemia. L'altra particolarità è il desiderio loro di valorizzare il loro territorio. E la terza particolarità è il modo e i luoghi prescelti, non sono luoghi conosciutissimi, quindi sono luoghi minori, chiamiamoli così, di questa Italia definita impropriamente minore, ma minore non è perché in tutti i suoi aspetti più eclatanti e più nascosti, l'Italia comunque riserva una serie infinita di piccoli e grandi gioielli. E poi la loro capacità di unirsi da Pesaro ad Ascoli Piceno, quindi dal nord al sud delle Marche, in un momento così divisivo, in un momento così difficile, e quindi pertanto nei momenti di difficoltà la divisione è quasi nel DNA. Nei momenti di difficoltà ognuno tende a salvare se stesso. Invece questo è un input molto bello che i giovani hanno dato. E che diano esempio di coesione e a distanza, naturalmente non gli sono mancati i mezzi, si sono sentiti, hanno tirato fuori questa serie di podcast, di racconti con i QR code, poi vi spiegheranno, io queste cose non le seguo nemmeno e non voglio seguirle, non ho più l'età. Però è una cosa molto bella che loro sono riusciti a collegarsi, a produrre questa cosa. È un progetto in itinere, questo è soltanto l'inizio. E i valori etici di cui vi ho parlato, i valori culturali di cui vi ho parlato, perché sono giovani amanti della storia, delle tradizioni, delle nostre abitudini, dell'arte. E questi valori che sono alla base del loro agire in questo progetto sono piaciuti anche a Neri Marco Re, che è un personaggio che tutti conosciamo, un essere intriso di marchigianità, un gran professionista, che ha deciso di fare un podcast, non abbiamo concluso ancora, ma farà un podcast introduttivo e descrittivo di tutto questo che i giovani hanno prodotto. Io ho finito e lascio la parola all'assessore regionale alla cultura che ci ospita naturalmente e che ringrazio. Io ringrazio voi, veramente sono contenta di poter presentare questo progetto, come ha ricordato la Presidente Alessandra Stipa, che ringrazio per la sua grande passione, la sua grande determinazione per valorizzare sempre di più i luoghi, diciamo, culturali, i luoghi magici che devono essere riscoperti grazie all'azione del FAI. E oggi, ecco, io sono contenta che sono qui nella nostra sede regionale per presentare questo progetto, perché come ricordava lei è un progetto che proviene dai giovani e dà un segnale importante. Ecco, è un progetto simbolico perché fa vedere come le nuove generazioni, invece che rimanere inattive durante il periodo, no, di chiusure, di lockdown, hanno invece prodotto delle idee vincenti per promuovere la bellezza del nostro territorio. Quindi, attraverso questi podcast con i quali poi dopo vengono narrate le bellezze del nostro territorio attraverso aneddoti, curiosità, narrazioni, ecco, è proprio anche lo spirito
dove che appunto la regione sta portando avanti con i suoi progetti culturali, perché anche il progetto Marche Storie, per esempio, è un progetto che racconta le bellezze dei nostri borghi attraverso la narrazione delle storie di questi luoghi, attraverso le leggende, attraverso i miti, attraverso appunto la storia e l'identità di questi luoghi. Quindi mi sembra che siano delle azioni comunque sinergiche che vanno di pari passo. E ecco, mi fa piacere insomma avere questo supporto, no? Anche così di visione che viene proprio dalle nuove generazioni, che soprattutto hanno a cuore la valorizzazione del patrimonio, del nostro patrimonio culturale, che poi hanno come finalità quello di essere sempre più consapevoli e di avere sempre un maggior senso di appartenenza del nostro territorio. Ecco, queste cose vanno tramandate, e quindi il fatto che queste iniziative provengano proprio da loro, insomma, sicuramente è una cosa che ci dà speranza, ma soprattutto che ci dà ancora più forza nel perseguire questi obiettivi insieme. Quindi voglio ringraziare personalmente Ilario Di Luca, perché insomma ha fatto un grandissimo lavoro insieme al gruppo FAI Giovani, e questo è l'inizio di un progetto che sono sicura che poi avrà una continuità, e sono sicura anche che sarà un progetto che crescerà sempre di più, perché poi quando c'è questa energia positiva che proviene appunto dai giovani, ecco, poi è facile ottenere dei risultati vincenti, e soprattutto questi sono risultati a servizio insomma del nostro territorio, e quindi ecco c'è ancora un valore aggiunto ulteriore. Quindi veramente grazie, e quindi sono contenta di poter sempre, ecco, collaborare, fare rete insieme, perché facendo sinergia, ecco, sicuramente possiamo fare tanto di più insieme. Quindi grazie veramente di aver scelto la presentazione proprio, di fare questa presentazione proprio qui nella sede regionale. Grazie Assessore di aver fatto questo, di averci ospitato, perché io conosco la sensibilità che ha l'assessore Latini, e quindi ero sicura che questa cosa gli sarebbe piaciuta. Sì, sì. Ilario, a te. Grazie mille Assessore, grazie anche alla Presidente Alessandra Siva per aver creduto fortemente in questi gruppi giovani delle Marche. Il progetto parte fondamentalmente da una domanda, ovvero come poter continuare a fare cultura in un periodo così difficile, come è stato detto, così difficile e soprattutto che crea divisione. La risposta è stata univoca, è stata data insieme da tutti i gruppi giovani, ovvero raccontando quello che è la cultura del nostro territorio. Ci tengo a fare una precisione, i podcast che sono stati realizzati non sono delle audioguide, ma sono dei veri e propri racconti creati con la sinergia di persone che lavorano sul posto, lavorano all'interno di questi luoghi, cinque precisamente, che sono stati raccontati. Il progetto parte con la storia dell'acquedotto pontificio di Loreto, arrivando poi alla torre sul porto della Sentina, parla dell'abbazia di Lamoli, si narrano alcune storie legate alla Sibilla, arrivando poi a quella che è la rocca di Monte Varmine. Sono progetti la rocca Varano. Sono progetti che, come ho detto, raccontano degli aneddoti e delle particolarità, e non siamo solo noi a raccontarli, ma sono persone che sono da tempo presenti e che studiano questi beni. Abbiamo cercato inoltre di dare un valore aggiunto a questo racconto, a questo podcast, attraverso un QR code. Sappiamo tutti che i podcast possono essere fruiti comodamente da casa, oppure attraverso proprio questo QR code ci si può recare
cercare sul posto, inquadrare il codice. E il FAI ha messo a disposizione una pagina internet dove si possono fruire tutti questi racconti e si potranno ascoltare liberamente nel sito. Questo ci permette di creare un rapporto, se vogliamo, ancora più intimo con il fruitore e il luogo stesso, cercando un po' anche di stuzzicare quello che è l'interesse verso la cultura e magari, perché no, proponendo altri luoghi da poter raccontare a stavolta. È stato un passo molto importante, soprattutto perché abbiamo lavorato a distanza con decine di riunioni online, proprio per coordinarci e capire come impostare tutto il progetto. Siamo qui oggi a presentare quindi una prima azione coordinata dei vari gruppi giovani delle Marche. È stato un lavoro certosino, vi dico la verità, perché in realtà loro hanno dovuto individuare un bene, poi parlare con i protagonisti di questo bene che ruotavano attorno al bene, quindi mettersi d'accordo poi sulla registrazione, sul testo, su cosa dire, cosa raccontare, quindi è stato veramente un lavoro impegnativo, che li ha tenuti impegnati per mesi. Poi abbiamo intercettato Marco Re, poi li abbiamo fatto sentire, poi gli è piaciuto e tutte queste cose qua. Quindi effettivamente è stato un lavoro generoso, un lavoro a tempo pieno nel loro ritagli di tempo, perché si tratta poi di tutti i giovani che fortunatamente lavorano, quindi sono giovani professionisti, Ilario è un architetto, poi ha anche altri colleghi attorno, eccetera. Quindi questo mi sembra particolarmente positivo, insomma, ecco. I luoghi scelti sono stati luoghi minori, luoghi non conosciutissimi, ma in realtà che avevano a che fare con il FAI in quanto con i cittadini. Questo è importante, anche perché erano luoghi, l'Abbazia di Lamoli è un luogo del cuore del FAI, quindi votato dai cittadini durante il censimento famoso del FAI, la torre sul porto della Sentina ugualmente, poi anche beni, la loro fantasia si è anche un po' diciamo articolata su beni immateriali, perché in realtà Fermo, i giovani di Fermo hanno deciso di parlare dei racconti e i miti della Sibilla Appenninica. A me quando mi hanno presentato, io non ci ho messo bocca, quindi loro hanno fatto tutto, hanno presentato tutto ed è veramente stato un bellissimo momento, vi dico la verità. Quindi per chi ama la storia, la cultura, la tradizione delle nostre terre, sono dei momenti di godimento. Dire qualcosa dello sviluppo di questo progetto? Io una cosa che posso aggiungere è questo, che potrebbe essere loro l'hanno fatto tutto gratuitamente ovviamente, senza alcun finanziamento, e potrebbe essere, siccome sono stati scelti, ecco per esempio la rocca dei Davarano, quella è una rocca che ognuno di noi passa sotto e guarda questa rocca, e loro hanno fatto su tutto un racconto per far comprendere come erano le corti rinascimentali, quindi è un lanciare, una curiosità naturalmente che rende partecipativa la cosa. Potrebbe essere un input per i piccoli comuni che ovviamente non riescono a tenere aperti questi luoghi, non riescono. Quindi potrebbe essere un discorso in itinere per indurre dei comuni che non hanno finanziamenti, qui mi rivolgo proprio all'assessore alla cultura, quindi alla regione Marche, eccetera, per poter attivare una sorta di museo diffuso, quel famoso museo diffuso di cui parliamo tanto, ma che non riusciamo poi a fare perché chiaramente mancano i mezzi necessari, economici, quindi potrebbe essere per poter tenere aperti tutti questi innumerevoli luoghi italiani. Però potrebbe essere un discorso questo, non so, di indurre i sindaci dei piccoli comuni a raccontare le loro particolarità, perché ogni borgo ce l'ha, e quindi a raccontare anche i borghi, Ilario, vedete assolutamente voi? Invito anche tutti i sindaci a contattare i vari gruppi giovani delle Marche attraverso i social, proprio perché è un mezzo, il podcast è un mezzo molto facile da utilizzare. Ripeto, come ho detto, il FAI ci ha messo a disposizione una pagina internet che è possibile anche fruire dallo stesso sito del FAI.
Ci vuole diciamo, molta coordinazione per realizzare e saper raccontare un bene, ma credo che sia oggi uno dei, dei mezzi più efficaci per diciamo, descrivere un borgo, come ha detto la Presidente, o magari una piccola realtà, curiosità locali che magari in pochi sanno. È un modo anche per tramandare diciamo, delle realtà anche alle generazioni future. Questo progetto, aggiungo una cosa, è piaciuto molto anche a livello nazionale, perché voi sapete che noi abbiamo 90, a livello nazionale, noi abbiamo 375 presidi in tutta Italia, quindi vuol dire che praticamente se vedessimo una cartina italiana e mettessimo le bandierine del FAI, noi siamo presenti capillarmente dappertutto. E quindi suddivisi in delegazioni, in gruppi e in gruppi FAI giovani. Sono 95 i gruppi FAI giovani. Ecco, questo per dirvi quanto l'Italia dei cittadini, del volontariato, del terzo settore impegnati nel FAI producano idee e progetti in tutta Italia. Però questo progetto ha suscitato la curiosità del FAI centrale e quindi l'Ufficio Cultura Centrale ha deciso proprio di lanciarlo, di prenderlo come esempio, di portarlo a conoscenza di tutti questi presidi di cui vi ho parlato e di veicolarlo successivamente poi a livello nazionale. Infatti appena avremo anche il podcast di Neri Marco Re avrà una diffusione nazionale, quindi questo significa che i nostri piccoli tesori marchigiani saranno amplificati da un punto di vista comunicativo anche dalla capacità comunicativa del FAI nazionale. Questa è un'altra cosa molto bella. Questo vuol dire che per il FAI è solo nelle Marche. Il primo è certo, è l'originalità del progetto che è piaciuto. I giovani FAI aprono giardini, aprono ville, aprono un sacco di cose e questo anche è un altro servizio molto, molto bello che fanno. Però devo dire la verità che questo è il primo progetto completamente digitale, perché questo è l'aspetto particolare, è completamente digitale. Sì. Sì, sì, è già tutto attivo. Cinque luoghi, diciamo. Cioè, se uno ascolta il podcast, sono tutti cinque o ce n'è uno solo? No, sono cinque podcast completamente differenti. Avamoli, Lattini, sì. E gli esempi di ascolti sono di cinque. No, si può ascoltare solo l'Amoli. Io posso stare indipendentemente. Sì, 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 sono tutti sono una pagina. Sì. Assolutamente sì, sono cinque diciamo, file distinti che si possono ascoltare sia sul posto, come dicevo prima, oppure semplicemente da casa. Ecco, tecnicamente Ilario, perché io poi questo non capisco niente. Posso anche questo file, io lo posso inviare anche su WhatsApp, posso inviarlo? Volendo, il file ci ha anche dato questa possibilità, ovvero di ricondividere questi link, quindi massima fruibilità di questi racconti, senza dover poi scaricare nessun tipo di applicazione, quindi è direttamente fruibile dalla pagina del file. Ecco, quindi questo è. Io vi dico solo sostenete, adesso come cosa che non c'entra nulla, mi permetto solo di dire sostenete il FAI, perché se siete cittadini che amano queste cose iscrivetevi al FAI, perché noi siamo quattro gatti qui dentro, ma insomma mi sento di dirlo, ecco, perché queste sono cose estremamente divertenti. Penso che abbiamo finito, tu devi stare.